Allora, sicuramente è vero che cioè, è pazzesco pensare che le radio libere, cioè la radio è veramente uno strumento eccezionale, che ha mantenuto per tantissimo tempo effettivamente una grande libertà di utilizzo, no? E che ha permesso che la cultura, anche la cultura diciamo quella non ufficiale, tutta la musica rock, arrivasse nel mondo. E quindi cioè, è incredibile come comunque in qualche modo la radio sia rimasta fedele all'idea originale di Marconi, che era veramente quella di connettere. Questo sottotitolo è molto molto emblematico in qualche modo. Cioè, se si pensa che gran parte delle invenzioni tecnologiche di oggi vengono dal mondo militare, quando invece lui ha creato una delle invenzioni più importanti della storia dell'umanità e per un uso di trasmissione di dati del tutto civile, ma civile con la C maiuscola, non so come dire, che veramente era nutrimento per le coscienze e che avvicinava e permetteva alle persone e alla curiosità di essere soddisfatta, tante curiosità. Ma guarda, la cosa che mi ha colpito tantissimo sicuramente di questo personaggio è di Guglielmo Marconi, personaggio insomma di questa persona, è la grande vocazione, una vocazione istintiva che fin da piccolo, dalla più giovane età, lui ha sentito, cioè come se appunto ci fosse una visione che in qualche modo travalicasse il sapere umano dell'epoca. Io so che ancora ci sono persone che si occupano di telefonia, anche a livelli molto importanti, che vanno a visitare i luoghi nei quali Guglielmo Marconi è cresciuto, perché gli sono grati e si rendono conto, loro dicono, cioè lui ha inventato qualcosa che prima non esisteva, noi abbiamo migliorato qualcosa già esistente. Quindi è chiaro che quando si ha un'intuizione così grande, così giovani, su qualcosa che non esiste, non solo, quando lui fa l'esperimento per connettere dall'Inghilterra al Canada per fare la trasmissione di dati, c'erano eminenti fisici che dicevano non è possibile trasmettere microonde da un posto all'altro perché si disperderebbero nello spazio infinito. Lui invece sapeva, forse già dai suoi esperimenti, che in qualche modo le onde potevano invece raggiungere due punti diversi per quanto ci fosse un ostacolo in mezzo, e ha creduto con una fede assoluta nella scienza questa cosa, e questa cosa è incredibile. Ha continuato ad essere fedele a questa sua idea di scienza anche dopo, perché è uno dei più grandi sponsor per esempio dei ragazzi di via Panisperla, e quindi credeva nel talento, nella giovinezza, ma non fine a se stessa, cioè proprio era un grandissimo talent scout, oltre che uno dei più grandi innovatori anche dal punto di vista imprenditoriale, oltre che scientifico. Questa cosa è molto sorprendente, questa cosa, grazie a questa cosa dicevi del fatto di come si muove, ma è vero che sicuramente era un uomo, non dico iperattivo adesso, ma che aveva una capacità di azione mostruosa, cioè, e che continuamente seguiva la sua intuizione. Cioè questo vuol dire davvero, da un lato, essere profondamente ispiranti per tante persone, dall'altro anche convivere con una solitudine abbastanza importante, perché quando a un certo punto avranno smesso di dirgli no, guardi, non si può fare, signor Marconi, perché immagino che, come dire, qualunque cosa dicesse l'ascoltavano con grande attenzione, però quando ti sei abituato che ti dicono una cosa impossibile e tu la rendi possibile, credo che sia un acceleratore della tua esistenza abbastanza mostruoso. Quello che di negativo ha fatto il fascismo, non so, ma mi sembra che in questa serie quello che viene fuori è proprio un grande problema etico e morale che si pone Marconi rispetto a questo punto. Come dicevo prima, cioè la maggior parte delle grandi invenzioni tecnologiche vengono dal mondo militare. Invece lui ha fatto proprio una delle più grandi invenzioni tecnologiche dell'umanità e l'ha fatta per uno scopo civile, puramente civile. Quando gli chiedono di fabbricare questo famigerato raggio della morte, no, che animava, diciamo, o popolava un po' tutto l'immaginario di quel periodo, che compariva persino sui fumetti dell'epoca, lui semplicemente non solo non lo fa, ma viene anche controllato e spiato, così come raccontiamo, proprio perché non capivano a cosa stesse lavorando. Tra l'altro, la cosa incredibile è che lui stava lavorando ad un progetto che non aveva per lui scopi, anche quello bellici, ma stava lavorando a una sorta di proto-radar,
che assurdamente poi sarà determinante per gli scontri in mare invece. Cioè, lui continuava ad investire su una ricerca che fosse libera e che avesse che fosse smarcata. Certo che lui pensava che il governo dovesse investire così come su Via Panisperna, eccetera, ma che non dovesse assecondare le richieste del potere, ma perché erano richieste che andavano profondamente contro le sue convinzioni. Cioè, è l'uomo che appunto ha creato la radio, che era ossessionato dall'idea di un oggetto che potesse far comunicare nei due sensi. Lui lo disse: un giorno avremo delle scatole in mano che ci permetteranno di comunicare fra noi. Quindi aveva avuto già anche questa visione, ed era veramente la sua grandissima ossessione in una logica proprio di unione. Cioè, univa gli Stati Uniti con l'Europa, l'Inghilterra, era veramente un uomo che creava ponti e che non creava né muri, né aveva velleità di far sì che le sue invenzioni potessero diventare distruttive. Dicevo prima, una scoperta stupefacente, nel senso che quando hai a che fare con un uomo di tale genio, di tali intuizioni, non puoi che rimanere affascinato, e ti chiedi anche da dove gli possa derivare una tale visione delle cose fisiche e del futuro, insomma. Quindi, insomma, devo dire, ma guarda, capita anche abbastanza spesso, mi è capitato di lavorare a teatro sia sull'Ariosto e l'Orlando Furioso che sul Decamerone. Quando tu dici porto a teatro l'Ariosto, la gente dice: oh dai l'Ariosto, come te all'inizio, oh dai l'Ariosto, no, tipo, perché purtroppo tutto ciò che adesso siamo qua a parlare dei 150 anni, più i 100 anni dell'invenzione della radio, più i 70 della RAI, sembra una cosa che, come dire, da tutti questi anni è come se stendessero un velo di polvere, no, sulle cose. Quando invece poi, riscoprendole, ridandogli un corpo, un'anima, una voce, delle situazioni, dei rapporti, ecco, abbiamo lavorato molto su questa dicotomia fra personaggio pubblico e personaggio privato. Qua adesso non ci siamo dilungati tanto sui contenuti specifici della fiction, ma è importantissimo. Perché se si pensa che uno degli uomini più famosi del mondo viveva in un Panfilo con la moglie, la figlia, le persone che lavoravano su questo Panfilo, cioè era veramente in un contesto quasi, non lo so, come se fosse una sorta di piccola isola deserta. È molto interessante questo aspetto, questa dicotomia. Insomma, quindi restituirgli la complessità è stata un'esperienza interessantissima. Per quanto riguarda la RAI, guarda, io sono contento, ogni volta che c'è un bel progetto sono solo che felice, e penso che la televisione, così come la serialità, sia una forma di racconto interessantissima. Così come il cinema, sempre più ha un suo specifico, lo si è visto dai risultati, no? In sala dell'ultimo periodo, no? È tornato a funzionare tantissimo un cinema in cui dietro la macchina da presa c'è un autore. Tutto ciò che invece è più operazione, tutto ciò che è più, fra virgolette, cinema medio, passatemi il termine, stenta, fa fatica, mentre invece tutto ciò che ha un punto di vista estremamente personale sul mondo ha destato grandissima curiosità. E questo crea due specifici molto diversi, e così come invece la televisione può pensare, come in questo caso, di raccontare 200 minuti, in 200 minuti che sono più di 3 ore, 3 ore e 20 per l'esattezza, se volete lo faccio io al caso. 3 ore e 20. Lo possiamo confermare. Okay. Cioè, raccontare invece un aspetto molto più complesso e lungo anche sul meccanismo, quello che si definisce l'orizzontalità di un racconto. Quindi, ben vengano le belle storie, io sono sempre pronto ad accettarle. Grazie.